Confiscati i beni di un cittadino albanese già pregiudicato per furto per reati in materia di stupefacenti e armi e di una cittadina italiana con precedenti per truffe. L'operazione Easy Money trae origine dalle indagini svolte dalla divisione anticrimine della Questura di Torino che avevano condotto nei mesi di maggio e ottobre 2019 al sequestro dei beni illecitamente accumulati dal noto pregiudicato, oggi confiscati integralmente dal Tribunale per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro. Nello specifico sono stati confiscati 29 immobili situati a Torino in comuni limitrofi, una società relativa alla commercializzazione di software e servizi informativi, due società operative nel settore del commercio di vini e prodotti alimentari di vario tipo, conti correnti e fondi azionari. Nel corso delle operazioni è stato trovato, suddiviso in 5 magazzini riconducibili alle società confiscate, un ingente quantitativo di vini alcolici anche di alta qualità, nonché il materiale necessario, composto da tamponi, etichettatrici e altro, utile per la contraffazione delle date di scadenza dei prodotti alimentari. Trovata anche una vera e propria serra sotterranea in fase di allestimento per la coltivazione di marijuana.